Oggi abbiamo un'occasione straordinaria rappresentata dai 10 miliardi circa di fondi europei che possiamo immettere nell'economia del nostro territorio. Dobbiamo essere bravi, la sfida non è semplice, ma credo che avendo fatto scelte chiare saremo in grado di raggiungere obiettivi importanti. La prima scelta, no alla polverizzazione della spesa, la seconda è quella di risolvere le grandi emergenze della Campania, quella dell'ambiente, quella della mobilità, quella della sanità. E poi ovviamente avremo la possibilità di avere una riqualificazione straordinaria dei territori in grado di creare turismo, moderna identità. Davvero è arrivato il tempo per adeguare l'Italia agli standard dell'Europa, a quello che si può vedere in Lussemburgo, a Bruxelles, a Berlino, a Parigi, perché la trasformazione urbana, i grandi segni architettonici sono non soltanto lavoro, ma sono anche turismo e sono una moderna identità per i territori. I territori moderni, sviluppati, se ci pensate, sono tutti i territori nei quali c'è perlomeno un grande segno architettonico. Se saremo in grado di fare questo lavoro, vedrete che non solo cambieremo ancora di più il volto dei nostri territori, ma faremo la cosa principale alla quale stiamo lavorando, cioè riusciremo a creare decine di migliaia di posti di lavoro per i nostri giovani.